In realtà oggi non parleremo del crogiolo del male, parleremo invece della conferenza che abbiamo tenuto a Treviso sabato, giorno 7 alle ore 18:30 in sala Filt presso la CGIL. Ricordiamo in breve tempo, in poche parole, com'è andata la vicenda. La vicenda è che, come ricordo sempre, che io sono Claudio Simeoni, vi do anche il mio indirizzo se vi può interessare per approfondire. Sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ricordo che l'istituto pubblicò un bollettino periodico. Come istituto, appunto, si era chiesto l'accesso alla sala Onigo del comune di Treviso per poter fare la conferenza come magia, stregoneria, magia paganesima e stregoneria, come liberazione dall'oppressione cristiana. Quando il sindaco si è accorto che le idee che venivano espresse, la concettualità e il modo di vedere le cose non erano in sintonia con il suo, in pratica ci ha vietato l'uso della sala. Lui ha detto: in questa sala voi le vostre idee non le esprimete, non le potete esprimere, questa qua è roba mia e voi andate a quel paese. Grosso modo è questo l'intento che è stato espresso. In pratica ci è stato vietato di esprimere il nostro pensiero all'interno della sala della sala Onigo di Treviso. A quel punto la CGIL ci ha concesso l'uso della sala Filt sotto la rampa del cavalcavia per poter fare comunque la nostra conferenza. Cosa è successo? È successo che gli indirizzi si sono accavallati, i comunicati si sono accavallati, e l'indirizzo che davamo non era esattamente, non era quello giusto. Infatti la sala era spostata di circa 100 metri e con un'altra angolatura rispetto all'indirizzo che davamo. Nonostante questo, le persone hanno corso. Noi abbiamo mandato delle persone davanti al Palazzo Nigo, abbiamo mandato delle persone davanti alla CGIL per dirottare tutti quelli che arrivavano. Le persone hanno corso dal centro di Treviso fino alla sala Filt per riuscire ad assistere alla conferenza. È stata qualcosa veramente di commovente, insomma, almeno da parte mia, che mi sono trovato davanti delle persone che effettivamente cercavano di sapere cosa avremmo detto, e comunque erano interessate all'argomento. E ringrazio tutti quelli che sono intervenuti alla conferenza, tutti quelli che hanno assistito. Veramente sono stato molto contento. La sala era piena, c'erano circa una cinquantina di persone praticamente, che hanno assistito a quanto abbiamo detto. E niente, la conferenza è stata sviluppata come è stato programmato. È stata prima esposto i principi generali della stregoneria del paganesimo, e poi c'è stato un breve commento di Francesco, cioè c'è stato un breve commento, c'è stata un'introduzione sul paganesimo, su alcuni concetti pagani di Francesco, e alla fine c'è stata una certa discussione su alcuni concetti e alcuni principi. Una discussione tutto sommato piuttosto interessante. Io me la sono riascoltata, che ho la registrazione dell'intera conferenza, e devo dire che era quasi più interessante quanto è stato espresso durante la discussione con il pubblico, cioè grazie agli spunti che arrivavano dal pubblico, che non la traccia esposta. Cioè, la traccia esposta dava un quadro generale, però le sollecitazioni del pubblico, le domande che sono state fatte, le questioni poste, ci permettevano di allargare ancora alcuni aspetti di concetti, e dei concetti che erano abbastanza importanti. Per cui un ringraziamento molto sentito a chiunque ha partecipato. Io spero che chiunque sia venuto sia stato soddisfatto, anche se qualcuno si è lamentato che è arrivato in ritardo. Infatti la sala si è riempita mano a mano che persone dirottate potevano arrivare, cioè c'è stato effettivamente un po' di casino, nel vero senso della parola. E di questo è vero che è imputabile la nostra disorganizzazione, cioè no, la nostra incapacità di far fronte a tutto, però è imputabile essenzialmente al casino che ci è stato imposto da parte di Gentilini. Comunque ricordo che abbiamo avvertito la Procura della Repubblica di quanto è successo, abbiamo esposto al Procuratore della Repubblica di Treviso le nostre osservazioni, la nostra rabbia, il nostro disappunto per quanto è successo, e le nostre deduzioni le abbiamo consegnate al Procuratore della Repubblica, al quale
penserà lui adesso a fare quello che deve fare, cioè lui sa, conosce perfettamente il suo mestiere. E là per noi il discorso. Cosa è successo dopo, subito dopo la conferenza? Dopo la conferenza è successo che la tribuna di Treviso ci ha regalato un bell'articoletto a firma di un tale signor Zago. Ci ha fatto un bell'articolo intitolando questo: una baccante politeista ha chiesto di poter aprire in città libreria erotica pagana. A ciascuno il suo dio, Kama Sutra per tutti. Dopodiché questo signor Zago conclude il suo articolo, nel merito dell'articolo ci entreremo dopo, praticamente affermando: c'è poi l'angolo degli annunci con la baccante che vorrebbe aprire una libreria erotica a Treviso, e poi parlano di spirito vitale. Cioè, chi ha assistito alla conferenza sa benissimo che nella conferenza non c'è stato nessun cattolico che poteva difendere o che ha potuto difendere o che ha voluto difendere le posizioni del suo credo, del suo Dio. Cioè, era assolutamente, dal mio punto di vista, per loro era assolutamente impossibile fare questo. Allora, cosa hanno pensato di fare? Hanno pensato di sputtanare la faccenda. Ricordo che non rispondo al telefono finché non ho finito. Qualcuno ha pensato di sputtanare la faccenda con questo tipo di articolo. In realtà non è che il tizio che ha fatto questo articolo si sia messo d'accordo o sia stato sollecitato, almeno non penso, però esiste un pessimo costume fra i giornalisti, specialmente i giornalisti di cronaca, che è quello di accondiscendere a qualcuno pur di avere informazioni. Cioè, il giornalista di cronaca, specialmente di cronaca cittadina, di cronaca regionale, ha bisogno di accedere alle fonti di informazioni. Quali sono le fonti di informazioni? Sono carabinieri, polizia, sono magistrati, sono enti comunali e chiaramente è anche il vescovo. Allora, lui ha bisogno di essere consenziente nei loro confronti, accondiscendente nei loro confronti, pur di accedere alle notizie e di riempire pagine di giornali. Siccome noi, come pagani, politeisti, apprendisti, stregoni, non abbiamo da dare niente in cambio, cioè siamo quello che siamo e non ce ne frega di dare qualcosa in cambio, lui ha pensato bene che sputtanando noi poteva avere accesso a questo tipo di informazioni. Cosa ha fatto questo personaggio? Questo personaggio ha preso un annuncio economico dal nostro bollettino, dove una ragazza sta cercando suggerimenti per aprire una libreria monotematica. E con questo ha dato il fine e gli scopi della nostra conferenza. In realtà praticamente ha detto: sì, questi qua dicono questo, però in realtà il loro scopo è questo. Questo sarebbe stato da denuncia all'ordine dei giornalisti. Chiariamocelo subito. Il tizio avrebbe dovuto essere denunciato all'ordine dei giornalisti. Solo che quando io ho telefonato alla tribuna di Treviso per chiedere spiegazioni, chi mi ha risposto dall'altra parte, che era responsabile dei giornalisti, almeno così mi si è qualificato, ha riconosciuto che di essere andato pesante e di aver fatto delle cazzate. Per cui a quel punto si è proposto di pubblicare una mia lettera di precisazioni, e come in effetti è avvenuto martedì di questo, martedì scorso, è stata pubblicata questa lettera di spiegazioni. Nella lettera io ho scritto testualmente questo. Scrivo in me, a parte che è stata tagliata in alcuni aspetti, specialmente quello che dava dell'ignorante al giornalista, ma dopo glielo diamo per radio dell'ignorante. Dice questo la lettera, che è stata pubblicata, ricordo, martedì. Scrivo in merito al vostro articolo sulla conferenza di magia, stregoneria e paganesimo come liberazione dall'oppressione cristiana. Ritengo eticamente scorretto imputare a delle persone obiettivi e intenzioni che dalla conferenza non sono emersi. L'autore, cioè questo signor Alessandro Zago, prende un annuncio economico dal nostro bollettino e su questo costruisce il titolo e indica le finalità del nostro intento. È come se io affermassi che l'intento della tribuna di Treviso è quello di ammazzare le persone per il fatto che pubblicate annunci di agenzie funebri. L'articolista prende l'annuncio economico con cui una ragazza chiede suggerimenti per aprire una libreria monotematica sull'erotismo e fa di questa richiesta il fine e l'obiettivo del nostro fare come pagani e il fine occulto della conferenza.
Può darsi che seguire una conferenza di sabato sera, magari con la voglia di essere altrove, sia noioso. Ciò però non giustifica che un giornalista estrapoli solo qualche parola qua e là e un annuncio. A prescindere dal fatto che la lotta per la liberazione della sessualità è uno dei maggiori successi sociali in questo secolo, quel Kama Sutra per tutti e poi parlano di spirito vitale, rappresenta un'offesa gratuita il cui scopo sembra giustificare l'azione vile di Gentilini. Questi avrebbero trasformato la sala comunale in un antro stregonesco con un tema scabroso. Quella che è stata una conferenza con idee esposte e con un dibattito cui hanno partecipato una cinquantina di persone, per il vostro giornalista è trasformata in una notte di streghe in cui si comincia a sentire odore di zolfo. Ritengo che non sia etico imputare a qualcuno interessi non espressi. Ricordo che dire a un giornalista di essere venuto meno all'etica professionale è come dare a uno che passa per strada del figlio di puttana. Cioè, venire meno all'etica professionale significa che tu hai una professione da svolgere, ma anziché svolgere la tua professione, tu usi lo strumento professionale che hai per scopi diversi. Per cui credo che sia dare del venir meno all'etica professionale di un giornalista sia la più grossa offesa che si possa esistere. Cioè, se gli avessi dato, lo ripeto, del figlio di puttana, gli avrei dato un'offesa minore. Magari qualcuno avrebbe capito in maniera diversa, però ricordate che accusare qualcuno di venir meno all'etica professionale per la professione che fa, specialmente un giornalista, un magistrato, un poliziotto o chi ha delle funzioni importanti, socialmente importanti, è la più grande offesa e la più grande accusa che si può fare. Naturalmente il giornalista dunque ritengo che non sia etico. Allora, firma è la mia, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Il giornalista naturalmente avrebbe fatto meglio a starsene zitto, però preferisci aggiungere: il politeismo era una cosa seria al tempo dei greci antichi. Sentendo il dibattito l'altra sera e scorrendo la traccia della conferenza, ricordo che lui non ha sentito il dibattito, è stato un po', poi se ne è volato via, e scorrendo la traccia della conferenza non ci è parso che il livello fosse lo stesso. Allora, parso, non ci è apparso che il livello fosse lo stesso. Ora, nella lettera che avevo mandato al Gazzettino c'era lungi da me l'intento di criticare quanto riportato all'interno dell'articolo e le interpretazioni date dall'estensore, che appartengono ovviamente al suo livello intellettuale. Ritengo eticamente scorretto imputare, eccetera. E questo è stato tagliato. Allora, vediamo un attimino l'articolo nel merito. Allora, dice questo: nel calderone del paganesimo politeista, questo è l'articolo di sto Alessandro Zago, che è intitolato "Una baccante politeista ha chiesto di poter aprire in città libreria erotica pagana, a ciascuno il suo dio, Kama Sutra per tutti". Questo sarebbe quello che lui ha visto dalla conferenza, per cui giustifica il fatto di aver fatto questo, perché noi non abbiamo la stessa serietà antica degli greci politeisti, che veramente da mettersi le mani sui capelli. Forse per lui serietà vuol dire aprire campi di sterminio o stuprare bambini negli orfanotrofi. Forse, non so, non vorrei dire delle cose troppo grosse, però. Allora, dice questo: nel calderone del paganesimo politeista bollono spezie strambe da notte delle streghe. Voi, che chiunque ha ascoltato la conferenza, chiunque ha assistito alla conferenza, provi un po' a ripensare un attimo alle spezie strambe da notte delle streghe che ha vissuto. Si va dalla storpiatura hegeliana dell'universo che diviene in sé e per sé. Attenzione, storpiatura hegeliana dell'universo che diviene in sé e per sé. Chi ha assistito alla conferenza ricorda che questo è il punto di partenza dell'esposizione, non della conferenza, cioè il punto di partenza, e che l'universo diviene in sé per sé. Io ho affermato che questo è un concetto strettamente pagano, mentre invece il giornalista sostiene che questo è un concetto hegeliano. Allora, se l'universo diviene in sé per sé, significa che non esiste nessun dio creatore. Leggiamoci un attimo cosa dice Hegel dall'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche.
Infine, il sapere immediato di Dio deve estendersi solo all'affermazione che Dio è, non a ciò che Dio è, perché questa sarebbe una conoscenza e condurrebbe a un sapere immediato. Per conseguenza, Dio, come oggetto della religione, è espressamente ristretto al Dio in generale, al soprasensibile indeterminato, e la religione viene ridotta circa il contenuto al suo minimo. Se davvero fosse necessario di ottenere semplicemente questo, che si conservi o anche che si susciti la fede che c'è un Dio, ci sarebbe in tal caso solo da meravigliarsi della miseria dei tempi nostri, che reputano già guadagno il più povero sapere religioso e che sono ridotti a riedificare nelle loro chiese l'altare che già tanti secoli addietro si trovava in Atene dedicato al Dio ignoto. Cioè l'amico Hegel ha comunque Dio in testa, cioè il suo concetto è sempre il concetto di Dio, è sempre il concetto della volontà esterna agli esseri. Dunque questo universo che diviene in sé e per sé non può essere un concetto hegeliano, anche se, essendo un concetto della realtà, è un concetto che si può ritrovare sotto vari aspetti. Dove lo troviamo questo concetto? Questo concetto lo troviamo nel paganesimo. Cioè questo è un concetto fra i più antichi del paganesimo. Vi ricordo che questo concetto io l'ho espresso nel libro dell'Anticristo che ho scritto nel 1985 partendo dalla mia visione. Però dopo ho cominciato anche a studiare. E vi leggerò da Aristofane che vi parla di Orfeo. Cioè l'orfeismo e la filosofia orfica è del circa 1000 qualcosa avanti Cristo, così tanto per ricordarci, mentre invece Hegel è del secolo scorso, è uno dei maestri di Marx, diciamo, fra il 1700 e 1800, 1830 anche forse. Dice Aristofane, prendendo da Orfeo: in principio vi era il caos e la notte e il nero erebo e l'ampio tartaro, e non vi era la terra, né l'aere, né l'oceano, né gli infiniti recessi di erebo. Genera per primo la notte, dalle nere ali, un uovo senza seme, dal quale con volgere delle stagioni germoglia Eros desiderato, splendente nella schiuma per le ali dorate, simili a vortici tempestosi. Questi, unendosi all'alato caos, di notte nel vasto tartaro, procreò la nostra stirpe e per prima la condusse alla luce. Non esisteva la stirpe degli immortali, prima che Eros mescolasse ogni cosa, ma quando l'una cosa con l'altra fu mescolata, nacque Urano e l'oceano, e la terra e la stirpe immortale di tutti gli dei beati. Se qualcuno ricorda, l'ultimo elemento che abbiamo messo nel crogiolo dello stregone era palpare il mondo. Per cui quello che mi interessa sapere è che questo concetto espresso è un concetto pagano. È uno dei concetti più antichi che esistano. Tanto per essere chiaro, per cui non è stato scopiazzato da Hegel, semmai si può dire che è stato preso da Orfeo, solo che io l'ho trovato dopo, ma non ha importanza. Andiamo più avanti ancora. Allora, l'universo viene sempre per sé, al caotico abbozzo, attenzione qua, di libero arbitrio in salsa kantiana dell'adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Qua è un po' un casino, eh? È un po' un casino perché affermare che questa definizione è kantiana significa affermare che l'evoluzione, l'evoluzionismo non è seguente alle scoperte darwiniane ma le ha precedute. Infatti, se io dico che il libero arbitrio è adattamento soggettivo alle variabili oggettive, significa che non c'è un arbitrio, una volontà diversa dall'adattamento soggettivo alle variabili oggettive. In pratica non esiste un Dio creatore, ma la forza sta nell'esistente, sta nelle cose che adattano se stesse
adattano il proprio divenire, la propria trasformazione, in funzione a quello che trovano. Per cui affermare che questa è una cosa kantiana significa pensare a Kant che abbia preceduto quella che è la teoria darwiniana. Per cui è semplicemente una porcheria, cioè è un modo di dire, beh, voi altri avete scopiazzato da qualche parte. In realtà non è darwiniana. Questo concetto è venuto fuori durante sedute spiritiche 17 anni fa ed è stato studiato partendo da allora. Per cui questo è un concetto assolutamente mio ed è appartiene a quei tre che hanno fatto quelle sedute spiritiche, volenti o nolenti, cioè che si voglia o non si voglia. Per cui con Kant non c'entra assolutamente niente. Poi, se volete, proprio di Kant possiamo prendere, già che non appena miriamo questo scopo, noi dobbiamo senz'altro abbandonare ogni esperienza e cercare tra puri concetti quale tra essi possegga davvero le condizioni e la possibilità di un essere assolutamente necessario. Ma se in tal modo è ravvisata solamente la possibilità di un tale essere, ne è anche dimostrata l'esistenza, perché è come dire, in mezzo a tutto il possibile c'è un essere che ha in sé necessità assoluta, cioè quest'essere esiste in modo assolutamente necessario. E siccome l'essere assolutamente necessario era nella testa di Kant, Kant non può assolutamente aver elaborato questo concetto. Tanto per essere chiari, per cui questo giornalista ha sparato due cazzate, tanto chi è che va a verificarle? Va avanti il giornalista. Non può certo mancare l'onnipresente energia vitale, primo mattone che forma l'universo. Allora, il concetto di energia vitale è un concetto che io uso nel modo più semplice e possibile, cioè nel senso che uso il termine energia vitale perché altri termini potrebbero essere usati in maniera diversa. Tipo, non so, avete presente il concetto di Spirito Santo? Beh, quanta gente è stata messa in ginocchio davanti allo Spirito Santo? Ricordatevi questo. Per cui, anche se lo Spirito Santo, il concetto in sé è un concetto stupido, idiota, ricordate che qualsiasi altro concetto venga sviluppato in maniera diversa, questo potrebbe essere trasformato in un concetto padrone. Però, dal momento che il Signore non ricorda assolutamente niente, o meglio, non gliene frega niente, a lui interessa solo sputtanare le persone, se volete, vi do i concetti, i nomi con cui veniva chiamata l'energia vitale da chi volete voi. Ermete Trismegisto la chiamava telesma, Platone nous, Aristotele causa formativa, Erasistrato pneuma, i germani vodan. Naturalmente i termini non sono esatti, cioè non è che vogliono dire tutti la stessa cosa, però hanno dei riferimenti per cui può diventare la stessa cosa. Avicenna la chiamava anima mundi, le fonti tribali, i peruviani la chiamavano huaca, gli indiani irochesi orenda occhi, gli indiani algonchini manitou, gli indiani siuc la chiamavano huaconda, huacan, i congolesi elima, i sudanesi mungo, i boscimani rlun, rlun. E salto, vado avanti a salti, gli ecoi dell'Africa chiamavano Niom, gli aborigini australiani Arunquilta Kuringa, le tribù australiane dello stretto di Torres Zogo. Andiamo ancora avanti, i Maori Atua, e vado sempre a salti, Paracelso la chiamava Mummia o Munia, Robert Flood lo chiamava Spiritus. Ancora Johann Kepler la chiamava Facultas Formatrix. Andiamo avanti ancora. Galvani la chiamava forza vitale. Charles Richet Ectoplasma. John Vorrell la chiamava forza motrice. Labravansky la chiamava luce astrale. Freud la chiamava libido. Naturalmente tutte queste parole servono anche per cose diverse, cioè per aspetti diversi dell'energia vitale, anche come l'energia vitale si esprime. Bergson lo chiamava slancio vitale, Driesch la chiamava entelechia, e andiamo via all'infinito. Per cui
non è il fatto che per me è l'onnipresente o possa essere l'onnipresente, è che non può essere diversamente. Cioè, la tensione che porta gli individui o gli esseri ad essere ciò che sono, anziché copiare da qualcosa, è sempre quella forza, cioè non è una volontà esterna, non è un Dio creatore. Ma è sempre la tensione interna agli esistenti, è sempre questa energia vitale che tenta di diventare coscienza, che tenta di diventare consapevolezza. Per cui sta sparando una cazzata. Andiamo avanti ancora. E poi dagli al cristiano. Attenzione, e perché, e qui riporta testualmente, la creazione dal nulla è solo una volgare truffa, il cui scopo è sottomettere gli esseri umani a volontà e determinazioni a loro estranee. E sulle virgole tato non c'è niente, ha ricopiato pari pari dal bollettino. Commenta, si comincia a sentire puzza di zolfo. Chi ha partecipato alla conferenza ha sentito puzza di zolfo? Se qualcuno per caso avesse sentito puzza di zolfo, mi faccia sapere. Io... Sarà perché avevo il naso tappato, ma non l'ho sentita. I pagani politeisti, dice ancora l'articolista, si sono dati appuntamento ieri nella sede CGIL, che si è trasformata per l'occasione in un antro stregonesco. Avete visto l'antro stregonesco voi? Cioè, no, dopo magari me lo spiegate. Cioè, nelle chiese cattoliche, specialmente quelle medievali, trovate i teschi, ma li trovate nelle chiese cattoliche, eh? È stato un ripiego per i pagani cacciati da Palazzo Onigo dal cristianissimo sindaco Gentilini per la scabrosità del tema. Che tema scabroso! Paganesimo, magia e stregoneria come liberazione dall'oppressione cristiana. Loro ce l'hanno a morte con il giovane cristianesimo che 2000 anni fa ha spiccato il volo lasciandoli al palo. Il problema è che il cristianesimo non ha spiccato il volo, ha costruito montagne di cadaveri. E la sua filosofia serve solo per costruire montagne di cadaveri. Dopodiché, se non è vero questo, mi si dimostri. E il relatore della serata, Claudio Simeoni, non ha ancora mandato giù il rospo. E no, che non lo mando, perché come i cadaveri vengono costruiti da una struttura di pensiero, da un'ideologia, essendo l'ideologia sempre presente, le montagne di cadaveri vengono riprodotte. Non so se qualcuno ricorda questo. E sempre il virgolettato ricordo che è preciso. Chi ha creato il Dio dei cristiani? Tuona con occhio minaccioso il politeista, cioè che sarei io. Beh, in effetti mia moglie dice sempre che dovrei guardarmi ogni tanto allo specchio, indubbiamente. Solo che le cose hanno una loro funzione, cioè ogni persona deve padroneggiare il mondo e il mondo che lo attraversa. E il mio modo di padroneggiarlo purtroppo è questo, il mio occhio qualche volta è anche di fuoco, non ci posso fare niente. Alcuni esseri umani per distruggere i loro nemici. Dio invece, attenzione, Dio dice questo articolista, invece è ovunque, è la pulce come l'elefante. Beh, per me dire una cosa del genere è la più grande stupidaggine, stronzata che io potessi dire. Non è assolutamente vero. Io non ho mai detto, né potrei mai dire che Dio è ovunque, la pulce come l'elefante. Io non potrei mai dire una cazzata del genere. Questa è la più grande bestialità che probabilmente lui l'ha pescata nelle sue reminiscenze panteistiche. Ma per me rappresenta una bestialità immane. Perché l'elefante, la pulce, l'essere umano, il virus sono dei. Cioè non trovo il Dio padrone in quello che mi circonda. Quello che mi circonda è divino, è formato da dei. Io sono un Dio. Ogni essere è un Dio. E proprio perché ogni essere è un Dio, io trovo il divino negli esseri. Ma dire che trovo il padrone negli esseri è una stronzata. Cioè, effettivamente, questa è di una bestialità immane. Cioè, io non potrei mai sostenere una cosa del genere. Perché rappresenta un'offesa per il paganesimo. Rappresenta l'antitesi. È quello che stanno facendo i cattolici. Dio è ovunque, Dio è dappertutto. Stanno facendo questa trasmutazione col panteismo. Ma è una loro operazione, cioè una loro operazione sporca, ma non ha niente a che vedere con il... Io non potrei mai dire una cosa del genere, nel modo più assoluto, e non l'ho neanche detta. Purtroppo
Purtroppo a questo Alessandro Zago non gliene frega niente, lui vuole solo sputtanare le persone. La creazione, dice Alessandro Zago, roba da Pivelli. Per il paganesimo politeista, questo è virgolettato, la vita degli esseri della natura è un modo con cui l'energia vitale, trasformatasi in coscienza, si arricchisce fino a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, che poi prosegue nella sequenza dei mutamenti verso l'eternità. Testuale. Ed è testuale. Il pagano del 2000 si definisce antidogmatico, non è vero? Cioè, io sono contro i dogmi di verità, ma sono a favore dei dogmi di libertà. Cioè, i dogmi di libertà nel potere di essere io non posso trascurarli, perché la libertà deve diventare un dogma, deve diventare una cosa talmente importante da non poter farne a meno. Dunque, sono antidogmatico rispetto al concetto di verità, ma sono dogmatico rispetto al concetto di libertà all'interno del potere di essere. Per cui c'è molto da disquisire. Si affida alle tre scoperte di stregoni. Non esiste un dio creatore, il dio biblico è sinonimo di terrore e descrizione del terrore. Esistono esseri che si cibano di energia vitale stagnata e che si spacciano per Dio ogni volta che si alza la percezione. Questo non lo ha affermato, eh? Per cui commenta: attenti a mettersi in ginocchio, gli spiriti ne potrebbero approfittare. Sì, ne approfittano comunque, in ogni caso, anche perché il loro mestiere è approfittarne. Come dire che il buon pastore non porti le pecore al macello, è il suo mestiere portarle al macello, è ovvio che ne approfittano. E rinunciare alla propria volontà significa essere fatti fuori. Il cervo che non usa la sua attenzione non si accorge che la tigre è in agguato, è sicuramente il cervo che la tigre mangerà, indubbiamente questo. Rinunciare alle proprie determinazioni e alla propria volontà significa suicidarsi. Questo è un principio fondamentale nella natura. Dice fra virgolette, le virgolette sono sempre precise, ricordo, perché la distruzione del proprio corpo luminoso si ottiene mettendosi in ginocchio davanti a un Dio padrone, o peggio ancora, soggettivando il volere del Dio padrone, costringendo altri esseri della propria specie in ginocchio. E qui siamo, e questo è preciso. Aggiunge l'articolista, per ulteriori ragguagli le riviste consigliate sono Primordia, Celtic e Mercurio. No, le riviste consigliate sono i nostri bollettini, i nostri scritti. Celtic, Mercurio e Primordia sono altre vie diverse da nostra che però camminano assieme, hanno degli interessi comuni, più Mercurio che non le altre. Mercurio è la pubblicazione della strega Zoe, per cui è molto vicina a noi, anche se lei, ripeto, vede sempre la Terra come terra madre. E alla fine di tutto questo, le ultime quattro righe, dice: c'è poi l'angolo degli annunci con la baccante che vorrebbe aprire una libreria erotica a Treviso e poi parlano di spirito vitale. Beh, sullo stesso giornale di Treviso, sulla stessa pagina, ci sono la pubblicità delle agenzie di pompe funebri e poi dico, la Tribuna di Treviso parla di articoli locali, invece vuole solo ammazzare la gente, non so, vuole alimentare queste pompe funebri, non ho capito. Cioè, questo modo di ragionare è un modo abbastanza sporco ed è il modo di ragionare proprio del cattolicesimo, è proprio insegnato dal Gesù di Nazareth, no? Il quale dice: voi come potete parlare bene voi malvagi come siete? E questo qua, quando gli contesto attraverso la lettera, lui viene a dire: ma tanto voi non siete seri, per cui se voi non siete seri io posso dire tutte le cazzate che voglio. Questo non solo una mancanza di serietà, ma è qualcosa di peggio. Cioè, in pratica questo personaggio se l'è venduta la faccenda. Scusate un attimo. Comunque, noi non ci preoccupa questo. Noi sappiamo che arriveranno molti attacchi fatti in vari modi, da vari lati, perché purtroppo i cristiani non hanno nessun rispetto per la vita. È proprio il cristianesimo che costruisce gli individui ad essere perversi, li costruisce ad appropriarsi delle cose anziché essere parte delle cose. Ed è il loro modo di essere. Durante la conferenza, scusate, subito dopo la mia esposizione, ci sono state una o due persone che sono alzate e sono uscite. Era chiaro, insomma, queste persone erano venute per tentare di trovare qualche appiglio, qualche aggancio, ma noi non accettiamo le mediazioni, cioè, nel senso che non si può mediare con chi costruisce campi di sterminio, non si può mediare con chi ha una filosofia che porta allo stupro delle persone più deboli. Fatto
fare queste cose significa non accettare un confronto, non accettare la vita, significa non accettare quello che è il dettame civile, le relazioni civili, significa predisporre gli individui per essere truffati. E dal punto di vista religioso questo non si può fare. Se nella vita civile, nella vita di tutti i giorni, esistono una serie di mediazioni che devono essere fatte proprio per vivere quotidianamente in rapporto con le persone, e queste mediazioni devono essere fatte, cioè io riparo fotocopiatori, per esempio. Se mi chiama la parrocchia a riparare un fotocopiatore, non è che non glielo riparo, glielo riparo al meglio, cioè glielo riparo come riparo ogni altro fotocopiatore. Per cui nella vita di tutti i giorni si devono fare le mediazioni che servono per vivere. Quello che non si può fare sono le mediazioni a livello religioso, a livello di pensiero, a livello di ideologia. Perché se si fanno delle mediazioni significa stuprare, significa distruggere il proprio pensiero, significa accettare che quanto di perverso, quanto di cattivo, quanto di malvagio c'è nel mondo che ci circonda, entri dentro di noi, cioè praticamente noi diventiamo complici col mondo che ci circonda, e col mondo, con le cose malvagie del mondo che ci circonda. E questo noi non lo possiamo assolutamente fare, cioè nessuno dovrebbe farlo questo. Cioè, se io sono costretto per stato di necessità, per le condizioni in cui vivo, a fare delle cose perché quelle sono le mie mansioni, quelli sono i miei compiti, questo non significa che io debbo soggettivare la cosa. Cioè, se ricevo degli ordini a cui non posso sottrarmi o delle condizioni a cui non posso sottrarmi, sono costretto ad eseguire quegli ordini, no, non necessariamente devo fare che quegli ordini o quelle cose entrino nel mio animo e io aderire a quegli ordini o a quelle cose. Se sono costretto a farlo, lo faccio perché sono costretto, ma non le faccio perché io vi aderisco. Tanto questo è tanto più importante dal punto di vista della religiosità delle persone. Non si può stuprare la propria religiosità per costruire campi di sterminio, per essere complici con 200 milioni di bambini che vivono da schiavi. Anche se io vado al supermercato e compro una camicia a 10.000 lire, so benissimo che quella camicia viene dal terzo mondo, quella camicia probabilmente è stata fatta da quei bambini. Ma questo non significa che non debba attaccare le condizioni mentali, le condizioni ideologiche che portano quei bambini a fare quelle cose. Cioè, anche se io comunque continuerò a comprarmi la camicia a 10.000 lire, al prezzo più basso, perché quelle sono le condizioni nelle quali posso vivere, non significa che debba accettare il fatto che quei bambini devono vivere schiavi. E le condizioni per cui i bambini lavorino schiavi non sono solo le condizioni materiali di chi li costringe a fare questo, ma sono le condizioni ideologiche che hanno costruito un'oggettività all'interno della quale questo avviene. Per cui, anche se sono costretto a fare certe operazioni, certi modi di vivere, devo obbedire a certe sollecitazioni, non per questo devo soggettivare questo. Bene. Io avrei finito di esporvi quello che penso, quello che è successo nella conferenza. Ringrazio, scusate un attimo. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Se qualcuno volete telefonare, ricordo che il telefono di Radio Gamma è 049 700 700. E ringrazierei se qualcuno che ha partecipato alla conferenza magari desse uno spunto, dicesse qualcosa. Anche magari delle cose che non gli sono piaciute. Ricordo che noi stiamo lavorando in questo momento per parlare del crogiolo del male e lo riprenderemo la prossima volta. Voglio leggervi una poesia che mi ha dato il poeta Lucente durante la conferenza. Occhio all'umanità, ovvero non scambiate lucciole per lanterne, né tantomeno per candele. C'è chi riesce a scambiare per lanterne le lucciole, però se non discerne le lucciole, neppur dalle candele, mi pare che abbia in testa una Babele. E un prete di candele se ne intende, che in chiesa ben più d'un fedele ne accende. Se il cambio gli fa con lucciole falene, intendo quelle non tanto da bene, esperte nei piaceri dell'alcova, che la chiesa di Roma disapprova. Vuol dire che lì sotto c'è del marcio, su cui la luce deve fare squarcio.
Un prete un dì comprar due alberghi volle, vicino due laghetti sopra un colle. Volea farne pe vecchi un quieto ospizio, ma ora lì c'è una central del vizio. Se della marca è questo il gaio andazzo, or so dove potrà trovar sollazzo chi gaudio trova nei piacer carnali e vuol tenere attivi genitali. Se una lunga astinenza emetti in furia, potrai placare i tuoi bollori in curia. Tu cerchi una puttana oppure un viado, li puoi trovare in arcivescovado. Pronto? Ciao. Chi sei? Giulia, Dimmi. ma tu ti sgoli tanto, ma guarda che ti sgoli, ma è inutile. Ma se credono ancora ai mali, alle madonne che piangono, cosa ti sgoli a fare poi? Ma non tutti ci credono, no? Ma C'è no. anche qualcuno, che ha problemi col figlio che vogliono per forza che faccia religione cattolica. Beh, insomma, ma quella è cosa vuoi nella società, che Cos'è quella? uno si adegua, capisci? Ma sai, è possibile anche non adeguarsi, è possibile anche battere i pugni. Ma dopo sei segnato con il dito, sai com'è? Davvero? Sai com'è? E dopo... è così, è Ma tutto. io mi sgolo apposta perché qualcuno possa avere un punto di riferimento. Ma guarda che è difficile. Vabbè, ma questa è la mia pazzia, no? Ah beh, se sei contento Don così. Quixote non sale su un ronzinante e non va a sbattere la testa contro il mulino a vento. La Vedi? testa se la spacca, però sai quanto è più contento? Non lo so io. Guarda che i giornalisti sono dei, come dire, delle persone soltanto pagate per il potere. E io sai cosa ho fatto? Che non compro più un giornale. Beh, male. No, no. Io non voglio leggere bugie, capisci? Mi leggo un libro piuttosto. Beh, ma le informazioni devi pure averle di quello che Ma ti quali succede attorno. informazioni? Ma di quelle bugie che mi dicono loro? Ma neanche per idee non le Tu credo. lasci perdere il commento e leggi l'informazione. Ah no, ma io non mi voglio imbottire la testa di bugie, capisci? No, perché mi confonde, io le mie idee le ho. Senti, d'accordo questo, Ma però no, io non giornali bisogna. non ne compro, tu non puoi convincermi. No, ma io non voglio convincerti, però voglio farti riflettere su una cosa. Cioè, il fatto che io sia costretto a vivere in una giungla non significa che devo aver paura di uscire dalla porta di casa perché sennò mi succede del male. Devo attrezzarmi perché quel male non mi succeda. Cioè, non Lo devo so, aver paura di affrontare sì, le hai cose. ragione, ma proprio guarda, questi giornalisti, siccome sono pagati dal governo, capito? Prendono miliardi e scrivono che cazzate che vogliono, Sì, ma capito? perché leggi? Perché tu leggi la parte del commento, cioè capisci? Cioè, esiste il giornalista che fa il commento, che ha il compito di costruire l'opinione, e c'è il giornalista che dà la notizia, poi magari ci sono le notizie che non vengono date, però esistono delle notizie su cui tu puoi farti un'opinione senza accettare la sua opinione. Naturalmente devi prendere il No, ma sono giornale che tutte, più si no, avvicina a ma te. le devono fare le opinioni, capito? Perché sono pagati per quello. Beh, ma capisci che se io leggo una notizia su un giornale, Ma proprio attenta, guarda, io ho rinunciato ai giornali, guarda, e ne comunque guarda, prendevo. attenta, se io ti ho letto l'articolo nostro, no? Che hanno fatto a noi. Aspetta. Fin quando saranno pagati dal governo, io i giornali non li compro, perché i giornali devono essere liberi e farsi le notizie con i loro sforzi, non perché scrivano dentro di una stanza quello che le viene dettato e non sanno neanche se è vero o no. Capisci questo che voglio dire Ho io? capito il tuo concetto. Ecco, ma Ho questo capito. voglio capire. E se lo devono guadagnare il pane, capito? Come tutti. Va bene, d'accordo. Ecco, il pane se lo devono guadagnare, no che io devo pagare 1.500 lire giornale e altri 500 lire perché sono pagati dal governo, capito quel concetto qual è? Sì, ho capito. Ah, Ho ecco, capito. e io i soldi se li devono guadagnare come se li guadagnano tutti. Ecco, Va bene, d'accordo. e i giornali ne venderanno sempre meno. Va bene, Ecco, io comunque li compro, d'accordo? tu fai quello che vuoi. Senti, io sto...
Ma guarda che tu ti sgoli inutilmente. Va bene. Vuoi far capire? Io ci proverò sempre comunque. Ma guarda che loro sono forti, non c'è mica... Ma li hai visti adesso che sono come le dive, vanno per le televisioni, sono beh, sempre... Ma non ha mica importanza questo, non è ma importante no, questo no. Fanno tutto, vieni a casa quello dalla giungla, gli fanno una messa, capito? Beh, ci saranno sempre queste cose, però esistono altre ma cose. Ma no, ma perché non gliel'hanno fatto prima la messa? O durante, perché arriva per farsi vedere questo prete con cioè, questa mitra, sono, con questo cappello. Sono sempre le cattive potere, ma non è importante. Guarda, vuoi che ti dico che è un mondo di schifo, eh? Va bene. Ciao. Ciao. Sì. Potremmo anche essere d'accordo sul fatto che molte cose fanno schifo. Non è per questo che dobbiamo far finta che non esistono e non vederle. Io dico, se un giornalista fa un articolo a noi in fondo non abbiamo potere, noi non siamo nessuno, cioè, lui ritiene che noi possiamo essere calpestati tranquillamente, però se io leggo l'articolo sul giornale che il vescovo di Vienna ha stuprato 20, 30, 40 ragazzini, capito? È una notizia obbligatoria, perché il vescovo di Vienna ha molto potere, cioè riuscire a far venire fuori una notizia del genere significa che ne ha fatte tante di sporche, e si può immaginare che ne abbia fatte tante di più, cioè lui non è nessuno come siamo noi, lui è qualcosa di più, cioè bimba confessata e violentata 4 febbraio 1998 a Londra, il sacerdote cattolico sotto processo a Cardiff per aver abusato di bambini di scuola elementare, in un caso avrebbe stuprato una bambina di 9 anni dopo averla confessata. Cioè il prete non è nessuno, lui è un'organizzazione alle spalle, un'organizzazione abbastanza potente, ha giornali, ha stampa, ha pulpito da cui parlare, non è come noi che facciamo fatica a essere noi stessi, capito? Per cui una notizia così ti dice quanto è marcio il tutto, cioè ti dà idea di quanto marciume c'è sotto, e allora ti chiedi, ma dove stavano i magistrati? Perché non hanno controllato? Eppure i magistrati dovrebbero sapere che questi impongono ai bambini di mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè dovrebbero sapere quanto è obbrobrioso il loro pensiero. E allora queste cose uno se le deve chiedere, cioè deve effettivamente cercare di dare il proprio contributo affinché la vita migliori. Magari non migliorerà durante la sua, migliorerà quella dopo, quella di suo nipote, quella del nipote di suo nipote. Però l'importante è che ci proviamo, l'importante è che ci sforziamo a migliorare le cose, l'importante è che non facciamo finta di non vedere le cose. Vabbè, amica dice, io non compro più giornali perché tutto mi fa schifo. Ma il fatto che tu compri giornali non è che le cose miglioreranno. Le cose continueranno a far schifo, solo che avremo una persona in meno attenta affinché le cose possano cambiare. Anche questo purtroppo fa parte delle regole del gioco. E vediamo un attimino ancora, no, noi non continuiamo il crogiolo del male, avevamo la terza parte da fare oggi, che però non la faremo, faremo la prossima volta. Devo fare le dicerie, la famiglia, la gabbia in cui i bambini crescono, e dopo di questo dovremo arrivare al primo elemento che viene inserito nel crogiolo del male, cioè come imporre al bambino di considerarsi al centro del mondo e pretendere che il mondo ruoti attorno a se stesso. Questo è il primo elemento, e dopo cominceremo con il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo e il crogiolo del male. Alterneremo una trasmissione e un'altra. L'aborto peggiore dei laghi, il cardinale Biffi. Per esempio, io qui ho un articolo che parla di quanto dichiara il cardinale Biffi. Io non posso pensare che questo articolo sia sfalsato come il mio. Perché? Perché io non ho la possibilità di controllare cosa mi viene fatto dire. A parte il fatto che il virgolettato era anche giusto, per cui non ho assolutamente niente da dire a questo punto di vista. Ho molto da dire sull'interpretazione del giornalista. Però Biffi ha la capacità militare di controllare gli articoli. Militare in che senso? Non nel senso che ha il mitra e glielo punta la testa. Ha la capacità di andare dal giornale, andare dal direttore del giornale a dire tu mi scrivi queste cose, tu queste cose non le scrivi.
Per cui se il cardinale Biffi dice l'aborto peggio dei lager, il cardinale Biffi è all'attacco, e io dico che il cardinale Biffi l'unico intento che ha è quello di costruire miseria, di costruire dolore, di costruire sottomissione, e che il cardinale Biffi ha una parte molto importante nell'impedire alle donne di esercitare la loro volontà e il loro libero arbitrio, per cui è da questo punto di vista un essere bieco, degno del macellaio di Sodoma e Gomorra, non faccio esattamente nessun male, cioè è un dato che posso prendere. Esattamente come non posso dire che sia falsa la notizia USA una bomba contro l'aborto, attentato integralista di una clinica dell'Alabama, dalla Repubblica del 30 gennaio 1998. Perché? Perché è un fatto. Cioè i fatti non sono, non si può dire che siano falsi. Se i fatti sono falsi, viene commesso un reato. Ripeto, anche nel nostro caso, al giornalista potevamo ricorrere all'ordine dei giornalisti, però ciò non è stato fatto perché? Perché il giornale si è impegnato a cambiare. Andiamo avanti ancora. Per cui la bomba contro l'aborto, scusate un attimo, vieni pure, sono in diretta, vieni, dimmi tutto. Buonasera, sono io. Ancora 40 minuti e poi sono fuori trasmissione. Se hai pazienza, ci parliamo dopo. Arrivederci intanto. Bene, questa è una visita, ci parleremo dopo. Per cui io non posso dire che sia falsa la bomba contro l'aborto. Posso dire che queste persone che attuano questi sistemi contro l'aborto attuano questi sistemi contro la volontà delle donne, contro la volontà di autodeterminazione delle persone. Siccome il cattolicesimo e il cristianesimo non ha nessuna ragione sufficiente per dire perché bisogna rinunciare all'aborto, perché il suo scopo è solo quello di costruire miseria, è solo quello di costruire sottomissione, ricorre a queste cose. Ricorre a queste cose da adito a questi articoli. La resistenza delle donne algerine, dalla Repubblica del 30/1/1998. L'articolo è di Tahar Ben Jolun. In effetti, intelligenti, istruite all'avanguardia sono l'obiettivo principale dei raid terroristici islamici. Cioè, costruire miseria, costruire la distruzione culturale è uno degli effetti cioè uno degli scopi fondamentali dell'Islam, come è lo scopo fondamentale dei cattolici. Oggi come oggi stiamo assistendo alla distruzione della cultura qui in Italia, e uno dei momenti per la distruzione della cultura che sta venendo avanti da parte della CEI, da parte dei vescovi, sono le pretese di finanziamento della scuola cattolica. Cioè, finanziando la scuola cattolica non si fa altro che danneggiare il livello culturale della scuola pubblica, che è già abbastanza basso perché deve far fronte a tutte le disfunzioni sociali che ci sono. Cioè, spesso è la scuola che da sola fa fronte a tutto quel casino che succede in giro. Andiamo avanti ancora. E questo è un fatto, cioè gli scopi degli algerini non si possono dire che non siano quelli, perché gli scopi non sono dichiarati, sono dedotti dai fatti, cioè i fatti determinano lo scopo di una persona. Ricordate, se volete sapere cosa pensa una persona, guardate le sue mani, guardate ciò che fa, ed è importante questo. Il Papa parla del suo pellegrinaggio a L'Avana. Ecco, anche questo, io non posso dubitare che l'articolista, in questo caso Arcangelo Paglialunga del Gazzettino, che oltretutto lavora quasi esclusivamente su preti e papi, dica delle cose non vere, anche perché dopo lo tagliano fuori, non gli danno più le informazioni. Dice, Cuba speriamo come in Polonia. Allora, ogni persona deve assumere il proprio punto di vista. Il mio punto di vista è quello del sistema sociale, è quello della gente. Il punto di vista di Wojtyla è quello del possesso delle persone. Per cui lui spera, come in Polonia, di impossessarsi delle persone. Io spero che ciò non avvenga. Cuba speriamo come la Polonia, dice Wojtyla. Io spero che ciò non sia. Lo stesso articolo trovate anche sulla Repubblica più o meno, Cuba come la Polonia, così tanto per a firma di Orazio La Rocca. Naturalmente Cuba come la Polonia significa riempire l'Europa di prostituzione, significa portare bambini a prostituirsi in America. Cioè, ricordate che prima della rivoluzione Cuba era il bordello d'America, no? E questo è probabilmente ciò che Cuba cioè che Wojtyla spera
che ciò ridiventi per poter risfruttare la gente. Che ora il macellaio di Sodoma e Gomorra non ha niente altro da proporre se non quello. La Repubblica del 0202-1998. Il Vaticano mette sotto inchiesta l'ex arcivescovo di Vienna. Come si fa a non pensare che l'arcivescovo di Vienna non sia sporco? Intanto è stato condannato ed è stato seguito per molti casi. E il Vaticano, dopo un fiantin di anni, ha deciso, forse è meglio che cominci a guardare anch'io. Però ricordiamoci che quando il Vaticano va a cercare è solo per nascondere, solo per occultare, impedire che ciò diventi manifesto. E arriveremo a trovare un altro articolo sotto inchiesta del cardinale Gore, sempre il 2298 dal Gazzettino, dove a un certo punto in un trafiletto dell'8 febbraio del 98 si dice che altri 12 monaci dell'abbazia benedettina di Gottenwitt hanno accusato il cardinale Hans Hermann Goer, ex arcivescovo di Vienna, di aver in passato abusato sessualmente di loro. Goer fu costretto a dimettersi da carica di arcivescovo di Vienna nel 95 dopo le prime accuse. Tanto perché ce la chiariamo un pochino questa, no? Il problema cos'è, che perché a noi ci interessa questo? Perché è il concetto cristiano sull'individuo posseduto da Dio. Ora, come succede nel pollaio, no? Dove abbiamo la gallina A che becca in testa tutte le altre galline, la gallina B becca in testa tutte le altre galline meno che la gallina A, la gallina C becca in testa tutte le altre galline meno che la gallina B e la gallina A. Più o meno abbiamo questo: abbiamo Dio che si può permettere di ammazzare chi vuole, abbiamo meno che il Gesù che dopo risorge, no? Abbiamo Gesù che può ammazzare chi vuole, ricordatevi il problema del ficco, e la Chiesa che è identificata con Gesù. Cioè la Chiesa si permette di ammazzare chi vuole perché lei rappresenta Dio in terra, cioè il fare della Chiesa in terra viene accettato anche da Dio. Per cui ricordatevi sempre questo tipo di gerarchia. Ora, se alla base c'è una struttura ideologica, c'è una struttura di pensiero che porta a considerare l'essere umano come posseduto da un Dio e non con i principi di libertà che vengono invece garantiti dalla Costituzione oppure anche da altre cose, ma è Dio che dispone, Dio non ha obblighi, Dio fa i patti e li disfa, cioè non gli frega niente degli esseri umani, gli esseri umani sono solo bestiame del gregge che vanno dritto al macello. Così, con questo tipo di mentalità, vengono tirati su anche i preti, per cui si ritengono padroni degli individui e padroni di fare quello che vogliono. Tanto la persona non viene modificata secondo loro. Cioè, il prete che stupra il ragazzino, che dopo crescendo ammazza altri due ragazzini, non è colpa sua che lo ha stuprato. Questo è il caso di Gritti, credo, Gitti, in Italia centrale. Cioè, non è colpa sua, secondo lui, che non l'ha stuprato. Perché? Perché questa persona, secondo lui, era creata di immagine e somiglianza di Dio. Se è creata di immagine e somiglianza di Dio, lui è innocente. Cioè, lui non ha costruito la malvagità che dopo è andata via via crescendo dentro la persona. Non ha costruito la fobia che dopo è andata via via crescendo dentro la persona. Lui è innocente, lui ha fatto solo quello brutto, cattivo, ma ha chiesto perdono. Ma non ha costruito. Mentre invece, essendo un individuo un costruito, la sua azione si è riprodotta nella persona e ha generato delle risposte fobiche. Non dimentichiamoci questo. Per cui noi non possiamo non considerare malvagie le azioni delle persone. Le azioni delle persone sono malvagie anche partendo dal loro pensiero, perché se il loro pensiero è quello di possedere gli individui, di poter fare quello che si vuole, tanto li ha creati Dio, questo va a costruire un sistema sociale che è fondato sulla malvagità, è fondato sul possesso, perché come il prete possiede il bambino che cresce possederà qualcun altro, e così via. E siamo nella riproduzione infinita dell'orrore. D'altronde, stroncare questo significa applicare le leggi nel punto più basso della scala sociale, cioè significa dire che il diritto costituzionale non è il diritto del Presidente della Repubblica, ma è il diritto del bambino, cioè il bambino ha quei diritti garantiti dalla Carta Costituzionale. Tanto più in modo preciso, attento e deciso vengono perseguiti a livello giuridico e vengono garantiti i diritti della Carta Costituzionale agli individui della scala sociale più bassa,
tanto più c'è la possibilità di costruire nel tempo un sistema sociale diverso. Però fin tanto che gli individui si penseranno posseduti da un dio, da un padrone, ci sarà sempre la distruzione del sistema sociale. Pronto? Ciao, sono la Simonetta di Rosario.